Sono Luisa Conti, ricercatrice in pedagogia inclusiva e collaboro da tanti anni con varie università italiane, tra cui quella di Padova. Mi chiamo Viviana Verin, sono una consulente marketing e in particolare mi occupo dal 2006 di startup e digital marketing. Ciao a tutti, io sono Barbara Pianca e sono content manager specializzata in giornalismo e storytelling da oltre 20 anni. Quello che abbiamo in comune io, Luisa e Viviana è che crediamo nell'inclusione sociale e sogniamo una società dove ci sia posto per tutti a partire dai bambini. Se sei genitore di un bimbo piccolo, conosci quella sensazione di sentirti lasciato solo in vari ambiti sociali. Questo l'abbiamo vissuto noi come mamme, sulla nostra pelle. Il nostro progetto ha l'intento di non lasciare soli i genitori. Secondo noi l'inclusione sociale si fa solo facendo rete e quando si tratta di bambini fare rete significa considerare la genitorialità un fatto non privato ma di responsabilità collettiva. Abbiamo cercato di affrontare il tema della responsabilità collettiva della genitorialità in tutti gli ambiti in cui ci sono i bambini e quindi nelle loro case, nelle loro città e nella loro prima casa che è la pancia della mamma. Per quanto riguarda le loro case abbiamo avviato il profilo Instagram Bimbi a casa di cui vi parleremo a breve. Per quanto riguarda le città, abbiamo sviluppato un progetto che comporta la collaborazione con gli esercenti commerciali per avviare degli spazi gioco. Questo progetto è fermo a causa Covid. Infine, per la pancia della mamma, stiamo invece mettendo a punto una newsletter che si chiama Da un centimetro a un metro, che vuole accompagnare le future mamme mese per mese verso la scoperta della loro nuova avventura e poi prosegue accompagnandole finché il bambino, diciamo, diventa alto un metro, quindi nei primi anni di vita del bambino. Il nostro progetto consta di tre fasi. E la prima è stata quella di mettere online un profilo Instagram chiamato Bimbi a casa, in cui vogliamo suggerire attività ludico-creative da fare con i propri figli, appunto a casa. Oltre alle schede, creiamo sempre stories e dirette con esperti. Stiamo crescendo organicamente, l'engagement rate anche si sta alzando, anzi, grazie a delle collaborazioni con altri profili Instagram. Nella seconda fase vogliamo quindi portare a termine la newsletter grazie a delle partnership con aziende e aiutare i genitori nella fase della gravidanza, quindi seguirli passo a passo a mano nei 9 mesi della gravidanza. La terza fase del progetto, infine, è portare l'online e l'offline. La nostra prima città pilota sarà Treviso, città che grazie alle collaborazioni con gli esercenti diventerà sempre più a misura di bimbi. Ci ha aiutato a mantenere la rotta, a fissare i tempi fra noi tre che viviamo in tre stati diversi ed abbiamo sempre mille cose da fare e soprattutto non perdere di vista la mission, anche se il progetto si è dovuto riadattare velocemente a causa del Covid-19. Ci siamo sentite sostenute con critiche costruttive e con consigli di partnership che andremo a sviluppare.